Ciao a tutti amici di Citalia, sono qui in esclusiva con Federico Brignone al Passo del Tonale, hotel dei campioni, non ci facciamo mancare niente, quindi l'albergo La Torretta di Omar, della famiglia Longhi, per cui ci ricordiamo Omar Longhi. Siamo qui per farci, io mostruosamente in maniera indecente cercherò di carpire qualche segreto a Federica, per cui farò uso privato del mezzo di comunicazione per vedere un attimo di trovare qualche consiglio che può servire a me ma anche a voi sciatori amatori. Dunque, noi siamo qui, Federica stamattina si è allenata? Sì. Non ti ho disturbato stamattina, ti ho vista, però ho detto è concentrata e anch'io ero nel mio... Per cui io invece sono sempre in agitazione, quindi ho detto vabbè, non la disturbo che poi mi agito e poi Luca mi prende a bastonate. Eravate qui, siete stati qui qualche giorno? Siamo stati 4 giorni e purtroppo col maltempo adesso dobbiamo partire. Quindi prossima destinazione comunque Stati Uniti? Sì, adesso il 22 parto e con le 4 gigantiste più quelle che sono già di là andiamo ad allenarci a Vail per il gigante Beaver Creek. Bene, dai, quindi siamo ormai in piena stagione, esatto, agonistica. Esatto. Federica, però io appunto il mio obiettivo è carpirti delle informazioni. No, fondamentalmente questo è il primo anno ufficialmente che tu fai gare con gli nuovi sci. Sì, esatto. Qui... Beh, l'anno scorso ho iniziato, sì. Ho fatto 3 giganti, poi diciamo che l'ho sempre caduta, però no, poi ho dovuto fermarmi, per cui niente, sì, sono un anno indietro con il lavoro sugli sci nuovi. Ma come ti trovi? Ma io non mi trovo male, nel senso che secondo me è solo devi iniziare a usarli. Adesso non lo so, io non uso gli sci vecchi già da 2 anni e non saprei neanche dirti qual è la differenza adesso. Ah, bene, dai, visto che io invece ce li ho ancora in camera da letto, sì. Li guardo. Faccio più fatica con gli sci nuovi, sicuramente è cambiato, però è talmente tanto che uso quelli nuovi che non mi ricordo neanche più come erano quelli vecchi. Però girano voci, poi vedremo se sono fondate, che l'anno prossimo probabilmente no, si torna. No, già visto le made la fiss, assolutamente no. Sono solo voci. Quindi posso smettere di sperare. O adattarmi meglio. Adesso potrò rassegnarmi. Appenderle il piano definitivamente. Un'altra domanda che può sicuramente piacere ai master, perché sai, c'è un mondo parallelo che è il mondo dei master, è un mondo a sé e che tu hai tanti anni prima di conoscere, invece già conosco. Io mi sa che, cioè, non lo so, non posso mai dire, però avrò fatto abbastanza gare nella mia vita. Davvero abbastanza. Però vedi che i master di solito hanno magari o iniziato tardi oppure smesso e poi ricominciato e hanno un carattere, una furia veramente pazzesca. E sono quelli che poi mangiano le interviste per vedere se trovano dati, quindi forniamogliene un po', così sono contenti. Infatti un'altra domanda è gli allenamenti. Nei fatti, in realtà, quanto passate voi in un anno sugli sci? Non lo so. Troppo, tantissimo tempo, cioè non troppo, io sono contenta, più scio e più sono contenta, anche più prove faccio più sono contenta, cioè posso da fare magari il giorno prima della gara 2 o 3 prove in gigante o anche quando il tracciato è lungo a farne anche 10-13, cioè dipende dalla giornata, dipende come mi gira, dipende come mi sento. Quindi delle condizioni. Ti gestisci comunque anche tu parecchio rispetto a quando, cioè hai molte sensazioni anche. Sì, assolutamente, bisogna valutare la situazione, bisogna valutare in che periodo sei, bisogna valutare da che periodo, in che blocco sei, cioè non vado mai, nel senso, di sicuro il giorno prima della gara non faccio 13 giri giganti. Capito? Master, master che ci guardate, mi raccomando, perché invece è uso comune macinare i pali per ore e ore e ore, anche il giorno prima della gara. E un'altra domanda che sicuramente può, cioè, piace, perché io prima di incontrarti ho chiesto ai miei amici su Facebook, ma voi se avessi 10 minuti con Brignone, cosa le chiedereste? E quindi mi sono preparata la lista della spesa, delle domande da farti. Un'altra domanda è, vabbè, a parte lo sci, altri sport che pratichi? O io sono appassionatissima di altri sport, cioè io nel tempo libero. Io anche mi alleno con altri sport, spesso e volentieri. Gli ultimi 2 anni sono matta per il tennis, non vedo l'ora di tornare a casa per giocare a tennis. E, no, sai, scherzo. Poi mi è sempre piaciuto fare atletica, quest'anno ne ho rifatta un po', adesso che sto bene con la caviglia. Mi piace anche giocare a golf, arrampicare tantissimo.
tutto praticamente. Basta che mi dici qualcosa, io ci sono. Grandioso. Sì. Allora ti chiameremo, sì, quando avremo delle prove da fare. Quando ero bambina ho fatto tutto, pure il lancio del disco un giorno. Ma è il discorso che il bambino magari un po' iperattivo, i genitori gli fanno fare mille sport così la sera dorme, o era più proprio per passione? No, tua? Assolutamente, i miei genitori sono sportivi nell'anima. Mia mamma è un'ex campionessa, mio papà è un allenatore, ma anche lui è ex sportivo, ex insomma, quindi loro facevano atletica, facevano con noi, ci hanno sempre portato, giocavano a tennis con noi, giocavano a golf con noi, giocavano a tutto con noi. Per noi la parte divertimento era lo sport, ma con i genitori. Loro non ci hanno mai mandato a fare sport per toglierci dalle scatole, anzi l'hanno sempre fatto con noi, me e mio fratello. E questa diciamo che è una delle cose più belle, sì, che si possono fare con i genitori. Mi sono divertita tantissimo. Poi facevo tutti gli sport, dal pattinaggio, atletica, tutto. Ho provato tutto, poi ho sciolto lo sci. Beh, decisamente. Anche uno. Perché era l'unico dove andavo così bene. Ma quello non lo diciamo. E per quanto riguarda il pre-gara, nel senso, io ho visto con alcuni scettori sono strascaramantici, non si può parlare di niente, tutti i riti pre-gara, qualunque discorso sono da evitare, perché appunto c'è una scaramanzia pazzesca. Tu come ti piazzi nella scala della scaramanzia? Io non sono scaramantica e non me ne frega niente. Per me la gara è il giorno più divertente, per cui vado tranquilla. Ovvio, ho le mie, non dico routine, però ovviamente mi scaldo sempre prima della gara, cerco sempre di fare dei giri buoni nei pali, cerco sempre di essere attiva la mattina, più o meno, cioè insomma non è che il giorno della gara mi invento di andare a fare chissà cosa, però, ma perché è così da anni, non ho una scaramanzia o toccare qualcosa o un gesto piuttosto che l'altro, quello che mi viene viene, poi... Allora voterò il mio armadio di amuleti, quanto pare, visto che mi ero affidata anche a questo. No, un peluche e portafortuna, quindi. Va bene, ok, voterò l'armadio. Per quanto riguarda invece il discorso, cioè, atletico, comunque vabbè, tu fai tanti sport, quindi non è che hai una tabella particolare anche in palestra, comunque sì. Diventa anche quello. Il nostro preparatore della squadra, Ruggero Muzzarelli, lui è molto bravo, quest'anno... Io mi sono divertita molto a fare anche preparazione, quindi ho un programma mio personalizzato per incrementare quello che sono le mie doti o fisiche e insomma per essere migliore poi sugli sci. Io poi guardavo con invidia dall'ufficio, non dall'ufficio, mi raccomando, mi capi, da casa, mentre quando però ero a lavorare quest'estate, delle foto dove voi avevate fatto tipo un raduno in zone marine comunque. Cioè, sì, ecco, esatto, a me piace molto quando magari in raduno riusciamo a cambiare un po' posto. Per cui abbiamo delle strutture che a casa non abbiamo, come potrebbe essere una palestra per l'acrobatica o qualcosa del genere, così proviamo nuove cose. Abbiamo alla fine per lo sciatore più cose fai e meglio è. Non è uno sport tipo il fondo che devi avere un tot di ore. Sì, ovviamente la palestra è importante, ovviamente il rinforzo è importante, tutto è importante, però più vari la tua preparazione atletica e sicuramente meglio stai. E invece per quanto riguarda il discorso, non so, fondamentalmente io una cosa che si sente sempre dire è che la vita dello sciatore è con le valigie in mano. Vabbè, per te che sei giovane è una gran figata fondamentalmente, sì, girare. Sì, veramente vivo con le valigie, ecco. Veramente. Cosa, non c'è mai un momento, ormai cameretta non c'è più, sono camere d'albergo. Ma sì, io ho una camera bellissima in casa mia, ma la vedo una barra due volte al mese, anche perché sono spesso anche in Francia così e... Non ci sono spesso, proprio mai. Per cui vabbè, dai, comunque. Per cui il mio gatto è un po' triste perché non ci sono mai per fargli le coccole. Il mio gatto mi ha tenuto in uso per molti anni quando sono andata via di casa, sì. Quindi sono molto permalosi, non farlo arrabbiare. Molto permalosi. E con le ragazze del resto del circuito, cioè vabbè, le compagne di squadra avete tanti momenti per socializzare, quindi suppongo che sia. Io sono fortunata perché parlo molte lingue e per cui sono uno a cui piace vedere anche cosa fanno le altre, mi piace scoprire come vivono straniere così, e per 2-3 anni di seguito sono andata in vacanza con le canadesi addirittura e niente, mi piace stare anche con le straniere, hanno modi diversi di pensare da noi, spesso usi diversi,
e io sono sempre curiosa, mi piace parlare con loro e spendere del tempo con loro. Beh, questo è bellissimo, comunque sì. Sono grandi opportunità che dovrebbero cogliere tutti, nel senso che comunque vedere un po' fuori. Non è detto che, voglio dire, qualcuno, anzi, trovi magari anche, io ho delle care amiche che sono, non sono italiane. Ecco, sfatiamo il mito che fra donne non si può essere amiche. No, perché... è peggio in squadra che fuori. Sì? Sì, sicuramente. Secondo me sì, ma perché squadra vivi sempre insieme tutto. Per cui, dai, si può, cioè, l'amicizia però, fra donne, solidarietà femminile. Per me c'è. Cioè, benissimo. E vabbè, adesso ti faccio la domanda perché essendo io di Brescia si sente dall'accento. Io vabbè. No, dici? No, ok, dai, bene. E vabbè, io ho ovviamente nel cuore le bresciane che in questi giorni non ho visto perché sono penso già non fregato. No, ho visto Daniela Berigatti la settimana scorsa in una bufera di neve. Veramente terribile. E per cui cosa sei già venuta in provincia di Brescia? Hai mai fatto un giro? Sei venuta qui a trovare le ragazze? Io nella città di Brescia sono stata solo una volta, ma non mi ricordo niente, sinceramente. Però conosco bene le ragazze, sono, vabbè, tre sorelle fanchine, sono ben tre. Sì. Una più pare dell'altra, però molto simpatiche. E vabbè, la Dada, che comunque sto imparando a conoscere meglio adesso, che magari spesso vediamo discesiste e gigantiste insieme. E no, niente, io continuo. Poi adesso nella nostra squadra ci sono tre bergamasche e quindi la Lombardia sta pescando la imperato. Fra un po' inizierai a parlare tu in bresciano e in bergamasco. Più o meno io prendo gli accenti, disastro. Per prendere gli accenti di solito per quando uno effettivamente sì. È portato per le lingue, per cui esatto. Dai, allora sei DNA portata per tutto quello che è extra. Questa è una cosa positivissima. E infine un'ultima domanda, ovviamente te l'avrò fatta un milione di volte, però più o meno, cioè, come ti vedi fra, non ti chiedo niente di questa stagione perché ovviamente in divenire io che sono scaramantica non faccio domande che possano tirare agli altri, quindi ti chiedo come ti vedi fra una decina d'anni, cioè. Ma io tra una decina d'anni mi vedo sportiva come adesso, sempre spero sorridente, magari 13 anni, fra 33 anni sarò vecchia. Non fate la faccia che ne ho 34 io. No dai, scherzo, però sarò, non so dove, sicuramente non mi vedo ancora sugli sci, non lo so, forse non in Coppa del Mondo, magari mi piacerebbe vedere la Coppa del Mondo da una parte, dall'altra parte, cioè dalla parte dal punto di vista giornalistico e magari girare e vedere le gare da un altro punto di vista, quello mi piacerebbe girare il mondo, far viaggiare e non lo so. Altro. No, facciamo così, fra 10 anni tu mi farai l'intervista come la più vecchia partecipante alle Olimpiadi, visto che io adesso faccio le gare con i ragazzini che hanno 15 e quindi, però che siano da 15 anni, no, almeno da 12, e io ho ancora margine per imparare, quindi magari fra 15 anni io sicuramente col bastoncino mi impiedi, però tu mi farai l'intervista come la più anziana partecipante alle Olimpiadi. Va bene, facciamo una cosa del genere. D'accordo. Ok, allora ci vediamo fra 10 anni. Ringraziamo tantissimo Federica Vignole. Ciao a tutti, che grazie. Diciamo che ha avuto l'onore di allenarsi sulla pista di allenamento della Federazione Nazionale del Senegal, perché io sono sempre qua quindi è mia. E la ringraziamo tantissimo, le facciamo un in bocca al lupo e buon viaggio di ritorno verso casa. Grazie. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.